Bentornati ancora una volta, sì, da più logo. Allora, in diretta dalla Chesapeake Energy Arena di Oklahoma City, comincia The Age of Notorious. E faccio anche su streaming un Gabriel Valentine stranamente in tiro addirittura, con tanto di giacca e cravatta, non l'abbiamo mai visto in questi abiti. Fa sicuramente strano. Sentiremo di cosa dovrà parlare. Per esempio dovrà parlare del fatto che il suo bodyguard, il problem solver, ora abbia la valigetta del next level, cosa piuttosto importante viste le mire di Gabe. Ma sentiamo dalla sua viva voce. E quindi il poster cioè, l'ha ufficializzato la nascita del gruppo che combatterà il Baron Club. La nascita, come l'ha chiamato lui, degli Excellence. Ovvero lui, appunto, è il problem solver di Under Phillips, Sean Clark e Santiago Sosa, i campioni di coppia, come avevamo già intuito venerdì scorso. E rimanendo in tema di tag team, cominciamo proprio con loro. Anarchy e Kyle Schmidt affrontano gli High Voltage. Pronti per iniziare qui dalla Chesapeake Energy Arena. La musica ormai è sempre quella. E preannuncia l'ingresso dell'Hardcore Champion Kyle Schmidt, qui però senza cintura, pronto per affrontare insieme al suo tag team partner molto sfortunato domenica Next Level, ovvero Anarchy. I due ancora non hanno avuto modo di mostrarsi come tag team, anzi fanno pochissima esperienza, hanno avuto, e quella poca esperienza che hanno è stata anche
contrassegnata da diverse sconfitte, come quella più cocente tra praticamente quella di No Life Matter, dove il Master of Disaster insieme all'attuale Hardcore Champion ha rimediato una sconfitta contro il rivale di sempre, Hero X ed Ezreal. Le cose non sono migliorate più di tanto, ma diciamo che i due stanno lavorando sull'alchimia. Ma bisogna ancora fare tanto, diciamo, per migliorare la situazione. Però il tempo c'è, vediamo se riusciranno a ingranare più avanti col tempo. Il loro avversario invece, anche loro un tag team discretamente sfortunato, ma sicuramente più affiatato, Nate e Jason Slater di High Voltage, considerati gli screzi dell'ultimo periodo, o meglio l'assalto subito dai campioni di coppia Clark e Sosa qualche settimana fa. Sicuramente una vittoria li catapulterebbe nella Tag Team Division, agli apici della Tag Team Division, quindi insomma c'è da augurarsi che possano portare a casa il risultato. Anche loro poche apparizioni, ma diciamo abbastanza buone. Non superarono il primo turno del torneo per i titoli di coppia, ma si sono fatti valere in altre occasioni. Il pubblico sembra comunque apprezzarli. E vedremo se riusciranno a fare un passo in avanti verso cose più importanti. Partono Kell Schmidt e Jason Slater. E subito Kyle con un Northern Light Suplex molto carico. Ancora lavora sul braccio. Inizio molto positivo, ma c'è una reversal da parte di Jason che parte subito con una Spanish Fly molto acrobatico. E ancora la reversal però da parte di Kyle. E subito un forearm. Ma ancora una reversal da parte di Jason, di Nate, Jason chiedo scusa. Ancora reversal da parte di Kyle Schmidt. Ovviamente piedi destro che viene ribaltato. E attenzione, numeraccio di Kyle Schmidt su questo arm drag. E ancora un colpo. Un colpo sulla nuca e lo porta all'angolo. Un'idea immagino sia per, esatto, dare il tag. Anarchy che si prepara dalla seconda corda, double axe handle, solo carica sulle spalle, la reversal ancora di Jason che trascina Anarchy lontano dall'angolo per dare il tag a suo fratello Nate. Lo rimette in piedi ancora Anarchy, manda a vuoto il calcio e giù con un estio al volo. Ancora assiste il ginocchio. Prova a rimetterlo di nuovo in piedi. Prova a sollevare anche Nate che non ci sta. E di nuovo l'azione per ora è un po' sterile. Una chop da parte di Nate che ora prepara un backbreaker su Anarchy. Ritmo ancora molto limitato, diciamo. E attenzione, doveva essere una chokeslam o qualcosa del genere, ma Anarchy l'ha ribaltata. E ancora un pugno nel costato da parte di Jason Slater e di Nate. Ancora la reversal di Anarchy, uno, niente da fare. Reversal intelligente, una testata secca del Master of Disaster, dell'ex TV Champion, che ora prepara un suplex molto molto poco ortodosso. E c'è il tag al volo per Jason che ritorna sul ring.
si prepara sulla seconda corda, sulla terza corda addirittura, ma Anarchy chiaramente non è dello stesso parere e anzi infierisce. Ricordiamo, stasera sarà un'altra rivincita per i titoli di coppia. Ricordiamo, il match domenica Next Level è terminato in un doppio count out e quindi si è deciso per un per uno steel cage match risolutore tra Clark e Sosa e i Lucha Connection, in modo da avere un vincitore chiaro e soprattutto evitare a questo punto interferenze del resto degli Excellence, per evitare che possano venire svantaggiati Jesus e il Guapo. Tanto un Northern Light Suplex da parte di Jason Slater, abbastanza in controllo gli High Voltage, Russian Leg Sweep. Anarchy cerca il tag, non lo trova, si carica però Jason sulle spalle, che però non ci sta. Inverted DDT, rimette in piedi Anarchy e lo riporta all'angolo. Kashmir sta cercando il tag, nel frattempo invece lo trovano gli High Voltage. E attenzione, Chasing the Dragon addirittura degli High Voltage, con Nate che va a chiudere in tranquillità. Due, niente da fare, volato fuori dal ring Kyle Schmidt e si prepara, pensavo si stia preparando dall'apron Nate, ma ha cambiato idea. Indecisione che costa caro, perché Anarchy trova il modo di piazzare una reversal e dare il tag all'Hardcore Champion Unbreakable Kyle Schmidt. La trova anche Nate la reversal, che si carica Kyle sulle spalle, backbreaker, e ancora continua a infierire. Attenzione, calcio che va a vuoto, Dragon Screw, e ora Kyle si prepara sull'apron, si allinea, Slingshot Senton, prova a rimettere in piedi Nate che risponde colpo su colpo, una dropkick. Prova a sditargli il cranio sotto gli occhi del suo tag team partner, lo tiene giù ancora. E attenzione, vediamo cosa ha in mente Nate. Blue Thunderbomb, no, attenzione, un gutbuster, lo rimette in piedi e ancora Irish Whip, e di nuovo questa volta a parte invertita, è con Kyle Schmidt ancora Chasing the Dragon. Va a chiudere. Uno, due, niente a fare. Ancora non basta, ma l'offensiva sia di Anarchy che di Kyle Schmidt è praticamente inesistente. Jason adesso dalla seconda corda si lancia per un missile dropkick che Kyle manda a vuoto. Rimette in piedi Jason e prova il discus punch. E ancora un elbow drop. Vuole infierire. Cerca di prendere le distanze, ma c'è la reversal. Jason riprende il controllo, giù con un dropkick. Ora Jason si prepara dall'apron, si lancia, springboard 450, centra in pieno Kyle Schmidt. Ancora un calcio, attenzione, sunset flip powerbomb, va anche a chiudere. Uno, due, e no, niente da fare, non basta, non interviene nemmeno Anarchy. Forse aveva intuito che non ce ne sarebbe stato bisogno. Attenzione, package pile driver da parte di Jason Slater, in grande difficoltà gli evolti Anarchy e Kyle Schmidt. Ancora il tag di Jason e Nate, in pienissimo controllo, ma attenzione, c'è lo sgambetto di Kyle Schmidt che rimette in piedi Nate per farsi però contrastare la manovra. Nate dalla seconda, nel frattempo Kyle cerca di andare a dare il tag al Master of Disaster e finalmente arriva Anarchy di gran carriera. Ma attenzione, lo manda a vuoto. Serie di spallate da parte di Nate Slater. Ancora lo rimette in piedi, ma c'è ancora la reversal.
dell'ex TV Champion, un calcio che però va a vuoto, prova a sollevarlo Nate, niente da fare, troppo carico Anarchy ora, ancora calcio che va a vuoto, Half Nelson Suplex che non va, in compenso Anarchy prepara una, attenzione, lo stesso Gutbuster che ha subito pochi minuti fa, continua a pestare ora. E ancora continua a insistere, e di nuovo continua ad abbrancarlo, una sleeper hold molto vicino alle corde che diventa una rear naked choke, non credo che possa bastare, troppo fresco Nate, infatti riesce a rovesciare la manovra, e cosa sembrava volesse dare il tag, ma ci ha ripensato, entrambi vanno a vuoto, chop che viene ribaltata, destro che viene ribaltato, un momento di celebrazione di troppo e Anarchy ne approfitta, pump and slam, rimette in piedi il suo avversario, destro secco, wristlock che viene ribaltata, un belly to back da parte di Nate che non si rialza, situazione di stallo e Nate credo voglia, no, pensavamo volesse dare il tag, ma vuole continuare a combattere, mi mette in piedi Anarchy, attenzione Tiger Driver, veramente in grandissima difficoltà Anarchy e Kyle Smith dall'inizio alla fine, ma c'è la reversal sull'Irish Whip, la spallata Anarchy lancia Nate Slater, continua a insistere, continua a colpire ancora, ginocchiate sulla testa, Anarchy rimette in piedi Nate Slater per schiantarlo nuovamente con un DDT, destro che viene centrato in pieno, ancora Nate riprende il controllo, siamo al conto di 6, attenzione, qualunque cosa avesse in mente Nate Slater, Anarchy lo ha fermato, siamo al conto di 7, Nate riporta dentro il ring il Master of Disaster che riesce a dare il tag a Kyle Schmidt e parte al volo subito con un dropkick dalla terza corda, si rialza però Nate, lo centra con una ginocchiata al volo, errore gravissimo di Kyle Schmidt con Nate Slater che ora ne approfitta per un Michinoku driver dall'angolo e va a chiudere, 1-2, niente da fare, ginocchiata ancora sulla schiena e Nate prepara Kyle Schmidt, ha in mente qualcosa, una ginocchiata che però viene fermata da Kyle che ora è in posizione, guardami morti, sono diventato una finisher, Pico Kick dritto in faccia e va a chiudere ancora, 2-3, vincono Anarchy e Kyle Schmidt con un guizzo di Kyle ma soprattutto con l'aiuto fondamentale del Pico Kick. Rivediamo alcuni highlights, la 2 Chasing Dragon, questo Gutbuster, ancora l'altra Chasing the Dragon su Kyle Schmidt, il Discus Punch, ma alla fine della fiera è Kyle Schmidt che salva la baracca e aiuta in maniera più che decisiva il tag team a portare a casa una vittoria pesantissima e importantissima che li catapulta all'interno della Tag Team Division in maniera piuttosto pesante, con una vittoria con due avversari così quotati. Thank you.
è il nuovo campione del mondo. Notorious Miguel Castro, subissato di fischi dopo la prestazione dell'Iron Man Match, dove ha non solo abbattuto, proprio strapazzato Frankie Eggert nel main event, chiudendo il match per 12-6, scusa, 13-6. Insomma, una discreta dimostrazione di superiorità, ma sentiamo cosa avrà da dire. Queste sono parole che non sono sicuramente piaciute al commissioner Carlton Bellings, cioè di non voler mai più difendere il titolo contro un lottatore della CCW per manifesta superiorità, ovvero per aver dato che li ha praticamente già sconfitti tutti. Non è una cosa sbagliatissima considerato il ruolino di marcia di Notorious, un po' meno considerato se considerato che ora Castro è il campione del mondo, quindi un briciolo di rappresentanza dovrebbe farlo. Perciò sentiamo cosa avrà da dire il commissioner su questa idea che ha avuto Miguel Castro. Sembra quindi che Carlton Bellings abbia accettato il compromesso di Notorious, ovvero difendere il titolo mondiale solo contro il lottatore in non CCW, anzi addirittura girare per il mondo e difenderlo, ma non per il prossimo pay per view, dove Carlton Bellings si impegnerà a trovare un avversario degno di nota, e ovviamente un avversario non CCW da mettergli contro, appunto in vista del prossimo pay per view Bad Vibe. E proprio per il prossimo pay per view ci sarà chiaramente un match con in palio il titolo femminile stasera. Troveremo la nuova number one contender tra Luchas Lightstorm, Candy Kane, Haley Jones e Kate Armstrong in un fatal 4-way. Eccoci pronti per il primo match, chiedo scusa, per il number one contender match di stasera, e ritroviamo dopo tanto tempo Candy Kane. Alla ricerca di un'altra possibilità per prendersi il titolo.
dopo averne avuta una che non è andata proprio alla grande, anzi Rebellion, Marina Cennini la strapazzò. Magari le cose potrebbero cambiare, visto che ora, come ben sappiamo, la campionessa è nuovamente la Duchess of Happiness, Emily Dupont, quindi chi può saperlo? Vedremo cosa dobbiamo aspettarci. Ma la concorrenza, come ben sappiamo, è particolarmente serrata, ma soprattutto agguerrita come non mai. Un esempio su tutti, Kylie Jonas, sempre con il suo quad. Vedremo se sarà lei la nostra nuova number one contender, o se dovremmo aspettarci qualcos'altro. Ma anche perché, ripeto, Ellie è stata straordinariamente sfortunata finora. Una lottatrice di primissima fascia che però non ha mai avuto modo di esplodere in modo da poter avere finalmente la title shot che, siamo onesti, meriterebbe. Poi c'è chi una title shot l'ha già avuta e non è stata capace di sfruttarla al meglio. Lashes, Lori Storm, Domenica Next Level, ha rischiato l'osso del collo con un suicide dive su Marina Cellini, ma non è, l'impegno non è bastato per conquistare la cintura. Vedremo se potrà riguadagnarsi un'altra occasione o dovrà lasciare il passo a qualcun altro. E vedremo se magari quel qualcun altro può essere appunto l'ultima partecipante del lotto, come sempre accompagnata dalle note dei Duran Duran, la Girl Panic, Kate Armstrong. Anche lei è estremamente fortunata, ma estremamente talentuosa. Sembrerebbe però non abbastanza da conquistarsi una title shot. Di occasioni ce ne sono state a iosa, ma non è mai stata capace di sfruttarne una. E vedremo se cambierà qualcosa, magari già stasera, oppure dovrà lasciar perdere anche questa volta. Sarebbe chiaramente un enorme peccato, perché Eddie Kane fa un po' di photobomb sull'inquadratura. E tanto non sempre giulina gioiosa, arriva sul ring. E vediamo che cosa bisognerà aspettarsi da questo Fatal 4-Way. Candy Kane, Ellie Jonas, Lori Storm e Kate Armstrong, abbiamo detto. Chi tra queste quattro se la giocherà contro Emily Dupont, che stasera chiuderà, tra virgolette, la sua lunga storia con Marina Cellini nel co-main event di stasera. Il main event l'abbiamo sentito prima, nel annunciato da Carlton Billings, un non-title match tra Notorious, Miguel Castro e Frankie Aggott. Sicuramente sarà molto demoralizzato da quanto è successo a Next Level. E nel frattempo Candy Kane con un dropkick e Kate Armstrong con un Russian leg sweep. Subito si fomenta Candy, ora anche Kate Armstrong dalla seconda per uno splash su Ellie Jonas. Si fomenta Kate, calcio che va a vuoto, e subito Ellie Jonas con un swinging belly to back. E Candy con una camel clutch su Lori Storm, e Ellie Jonas non riesce a intervenire, ma non ce n'è bisogno.
Storm rovescia tutto. E ora le due Bad Girls si prendono in consegna una serie di clothesline di Hayley. E nel frattempo Keita branca Lone Storm per un neckbreaker. Fendi rotola fuori del ring. Hayley abbranca Kate per un'altra slam. Ora Lori sembra voglia andare a prendere, no, attenzione, si accomodano entrambe sulla seconda corda, ma solo una probabilmente potrà essere, attenzione, Lori manca l'axendole. Candy arriva di gran carriera a schiantare Hayley Jonas dalla seconda corda. Lori per poco non si decapita con la terza corda, mentre nel frattempo c'è una c'è il Nutcracker. E attenzione, Candy mi sa che vuole già chiudere addirittura. La fa rialzare mentre Kate e Lori battagliano fuori dal ring. Attenzione col Jaw Dropper. Nessuna di loro si è accorta della situazione. E va a chiudere Candy. Uno, due, niente da fare, ci è mancato pochissimo. Candy se la prende con Hayley Jonas, ma mi sa che la colpa non è la sua. Waistlock che viene ribaltata, ora sono di nuovo tutte e quattro sul ring. E attenzione, conto di uno, è un Tiger Suplex di Hayley. Candy rotola di nuovo fuori dal ring, serie di gomitate di Kate Armstrong. Trascina Lori probabilmente per chiudere, no, attenzione, un throwback. E ancora la rimette in piedi. Hayley prova a chiudere, interviene subito Kate Armstrong di prepotenza. E attenzione, scissors kick da parte di Kate Armstrong, che ora lavora sul braccio. E una spallata di Lori e piazza un throwback su Candy Kane. Double leg drop di Lori. Sembra, ecco, finalmente, dicevo, sembra quasi ignorata da Kate Armstrong, che ora decide di prendere il toro per le corna. E attenzione, attenzione, viene schiantata. Kate rotola fuori dal ring. Ora sono Lori e Hayley che si danno battaglia. La porta all'angolo, credo volesse provare il Whisper in the Wind, ma Hayley invece parte all'attacco. Destro, ma ferma tutto. Candy Kane fa sbattere le due. E lì a rovinare la festa. C'è un 2 contro 1 di Candy e Lori su Hayley Jonas. Attenzione, una Head Scissors di Kate Armstrong. Va a chiudere, conto di uno al frattempo di Hayley su Lori Storm, un calcio nella schiena. DDT che viene ribaltato. E ancora Hayley in controllo. Solleva Kate per una pile driver. Chiaramente molto d'impatto. La rimette in piedi. Una takedown giù di cazzotti. Ma Lori Storm non vuole stare lì a guardare. Giù con un backbreaker. E ne prende il peggio, direi. Tanto Candy si carica Hayley sulle spalle, che però non ne vuole sapere. Inverted DDT. Kate sta scaldando il pugno. Intanto un Northern Lights di Lori Storm, che cerca il pubblico. Attenzione, Irish Whip lo ribalta però Kate, che porta Lori all'angolo. Calcio che viene fermato. C'è una riversa anche di Candy su Lori Storm. E ora viene presa alla sprovvista Kate Armstrong. Conto di uno però da parte di Candy Kane. Poteva essere una bella idea, invece non se ne è fatto nulla. Attenzione di nuovo Nutcracker. Candy ne potrebbe tranquillamente approfittare, e lo fa. Uno, due, niente da fare. Non interviene nemmeno Hayley Jonas, sa che non ce n'è bisogno. Attenzione, solleva Candy e la schianta sulle corde. Si fomenta anche Lori.
e la cerca addirittura. Lori non la degna neanche di uno sguardo e ci pensa Eli a farla girare a suon di cazzotti. Interviene anche che tanto non c'è neppure per lei. Belly to back. E ancora continua a colpire. Succede un po' di tutto. Per adesso Eli Jones in pieno controllo e attenzione. Si carica Lori sulle spalle. 8 mile stabber. Ma Kate è rapida. Intervenire e fermare tutto. Candy è altrettanto rapida nel provare ad approfittarne, ma non c'è tempo perché arriva Kate Armstrong. E ancora DDT da parte di Kate. Candy rotola sull'apron e attenzione, sunset flip powerbomb di Lori Storm, ancora scissors kick. Ma c'è una reversal di Eli Jones, non se ne fa nulla. Ancora DDT, un roll up di Candy nel frattempo fuori dal ring. Ancora jawbreaker. Max slam da parte di Kate Armstrong che cerca di prendere controllo. Ci riesce con estrema fatica. La branca Eli con un altro Tiger Suplex. Credo che Candy voglia provare il jaw dropper, ma Eli Jones non è propriamente dello stesso avviso, anzi. Si prepara, l'immagino l'idea sia quella di un superplex, ma no, Candy non ci sta, lancia via. Attenzione, no, 450 che però va a vuoto e Lori ne può approfittare, ne approfitta molto facilmente, anzi Candy la prepara. Yokozuka Cutter. Continua a pestare, prova una camel clutch. Prova a intervenire che Tamson ci arriva quasi per miracolo. Abbatte Candy. E ora Irish Whip che fa volare fuori dal ring. Che Tamson la va a prendere anche. Haley va sulla gamba adesso. Con una certa insistenza. Tanto Lori e Candy vanno a cercare la stessa corda addirittura per rialzarsi. Ora lo scontro si sposta praticamente nella sua totalità fuori dal ring, almeno fino a quando Lori non riporta tutto, non riporta Eli Jones sul ring. Ancora Irish Whip. Candy ha in mente qualcosa ed è uno standing 450 alla maniera di Sean Clark addirittura. E ce n'è anche per Lori Storm. Fisherman suplex. Uno, due, niente da fare. Arriva Eli Jones che stava riposando all'angolo. Attenzione! Dal nulla un ace crusher. E attenzione, un double knee buster di Candy. Ok, Thompson però ne approfitta subito. La branca. C'è la reversal ancora di Candy, che non è proprio dello stesso parere, anzi Irish Whip che viene però ribaltato. Un destro secco, si prepara Kate, giù con un forearm, con una clothesline. Trascina Candy a centro ring, ma non per chiudere. Una throwback, Lori si fa trovare pronta. Attenzione! Sembrava volesse provare il girl panic punch, ma sicuramente ha visto Lori arrivare dalla terza corda. Probabilmente l'idea era quella della Swanton Bomb. Intanto Garrett suplex di Kate Armstrong, chiedo scusa, di Eli Jones che va a chiudere. Arriva Candy che stava praticamente uscendo dal ring. E attenzione, c'è il nutcracker anche per lei. A questo punto bisognerebbe approfittarne, ma Eli Jones non è propriamente della stessa idea. Cercava l'Eightman Stabber Eli, ma niente da fare. Irish Whip, una culata secca. E credo voglia insistere. Un altro, un altro hip drop. Attenzione. Uno, due, niente da fare. Ancora conto di due, chilometrico
questo Fatal 4-Way. Candy ora cerca la seconda corda e giù con un senton. Ora allora ovviamente qualcosa, ma Candy glielo ha impedito e credo glielo stia impedendo anche ora. Irish Whip. Sembra quasi che, attenzione, Rolling Splash. Lori aveva in mente qualcosa, ma sta girando letteralmente a vuoto cercando di interagire, ma viene fermata sempre e comunque. Eli ha in mente qualcosa. Va giù a calcioni, attenzione. Nel frattempo Kate Armstrong con il Scissors Kick ancora. Ma Eli è molto più rapida nel piazzare la combinazione. Giù un destro dritto in faccia. Non ne approfitta però e si fomenta con il pubblico che quasi la ignora. E attenzione, prova una triangle. Non so se possa bastare, interviene però Candy che rovescia la mano, che ferma tutto e prova a chiudere nel frattempo Kate. Chiede scusa Eli. Attenzione, Lori con un Fisherman Suplex. Approfitta in ritardo e interviene. No, attenzione, due. E no, niente da fare, non basta. Rotola fuori dal ring Kate Armstrong. Match infinito. Standing Shooting Star Press di Lori. Intanto una Camel Clutch. Candy al centro del ring. Nell'una nell'altra si è accorta di essere da sola sul ring. Lo scontro tra Kate e Ellie si sposta fuori dal ring ancora. Una ginocchiata secca e un ace crusher di Candy che va a chiudere immediatamente. Uno, due, niente da fare. Nel frattempo Kate ha annichilito e le Jonas fuori dal ring, una reversal di Lori e un belly to back che viene ribaltato. Con quale prontezza di riflessi, Dio solo lo sa. Lori finisce all'angolo e attenzione, praticamente una Stratus Faction. E attenzione, non so cosa abbia in mente Candy, ma Eli Jonas arriva a velocità supersonica per fermare tutto. Porta Candy all'angolo, la rigira. Un destro, un altro e un altro ancora, ancora continua a assistere. Continua la combinazione. La mena come se non ci fosse un domani. È un alley-oop. Nel frattempo Kate Armstrong torna sul ring e lancia via Lori Storm. Ma attenzione, uno, due, solo contro i due. Ci è mancato pochissimo. E attenzione, ancora una reversal, ma non c'è tempo. Un destro secco che abbatte letteralmente Candy Kane, una flapjack di Kate Armstrong. E lì rotola fuori dal ring, ancora lavora sul braccio. Anzi, sembrava stesse andando fuori dal ring, invece rimane dentro. DDT di Kate Armstrong. E lì prova a sollevare Lori e a schiantarla sul paletto, sull'angolo, chiedo scusa. Dito medio secco di Eli su Kate Armstrong, che la prende giustamente sul personale. E ci dà dentro di destri, chop lock di Kate, di Eli, chiedo scusa. E ora ancora, continua, insiste con la combinazione. Tre destri secchi e poi il sinistro. Ma la rimette in piedi. E questo potrebbe pagarlo come non mai. Infatti la carica sulle spalle. Flapjack di Kate Armstrong, che va a chiudere immediatamente. Ma c'è il piede sulle corde. Una ginocchiata nella schiena e ora sono di nuovo tutte e quattro sul ring. Lori prepara qualcosa, Candy Kane rovina i piani ancora. Attenzione, close line che va a vuoto. E attenzione alla ricarrana di Lori. Intanto due, ne ha provato ad approfittare Candy. E scissor di Kate Armstrong. E ora si stanno preparando entrambe, immagino, sì.
anzi Candy si fomenta, e Kate col Girl Panic Punch, mentre Candy infligge serio dolore fisico a Kelly Jonas. Attenzione, una ginocchiata secca in faccia che sembra non voler nemmeno chiudere addirittura su Lori Storm, che è in seria difficoltà. Rotola sull'apron, c'è la reversal però. Attenzione, che sembra paralizzata, mentre nel frattempo Haley piazza l'8-mile stabber, ma non si accorge. Attenzione, side effect di Lori. E attenzione, vanno a chiudere tutte e due. Uno, due e tre. Attenzione, vince Haley Jonas. L'incertezza di Lori Storm nel provare a chiudere costa caro, e quindi sarà finalmente da Michigan a chiudere, ad avere finalmente la possibilità di un match con il Palio Women's Championship. Rivediamo alcuni highlights, vari scissors kick di Kate Armstrong, e Haley finalmente ha la sua opportunità, la possibilità di vincere il Women's Championship e affrontare Emily Dupont a Bad Vibe. Cabea, Cabea dall'esterno, Ivy Rodriguez, dobbiamo riuscire, già girata, no, e c'è il gol, go, così si fa, dovevi che lo sai fare allora, si sono tradotto tutto in un nulla di fatto. Ottimo Musa che serve a Dani Suarez invece di darla a Musa, occhio a Tyson, tiro, oh oh, minchia, prima volta nella storia che riesco a dare un senso a quel counter. Oddio, che cazzo è una tartaruga ninja? Tra l'altro, oh mio Dio, c'è i capelli che cambiano colore durante il match, bellissimo, è spettacolare, la cosa più stupidamente geniale che abbia mai visto nella vita. Ronaldo, e mezzo, vedo il cambio, credo che sia il gioco, così mezzo, Boletta con il campione 1-0, primo gol fondamentale, ora vediamo se riesce a tirare la testa dentro con uno straordinario tiro a fuoco. Ma è successo, fatto è successo, non stai scherzando. Ed eccolo il nuovo campione intercontinentale, John Shamrock. Una parte della coppia più titolata della CCW, gli All American Boys, ricordiamolo. Il TV Champion Gary Curtis, che ieri, domenica, ha vinto il TV title battendo Hero X in un'impresa che sembrava impossibile. E lo stesso ha fatto Shamrock in un triple threat, ma sentiamo le prime parole da IC Champion.
E arriva il Canada Sprite. Evanos è giustamente un attimino arrabbiato per quello che è successo domenica, per aver perso il titolo intercontinentale. Immagino sia qui per una ragione, e una ragione soltanto, ovviamente: chiedere la sua rivincita, come è giusto che sia. E sentiamo cosa avrà da dire Dave. Parole di fuoco tra i due, che ormai mal si sopportano, non potrebbe essere altrimenti. E giustamente ha ottenuto la sua rivincita dei Valorant per Bad Vibe, ma chissà che cosa succederà. Dicevo, come si articolerà il match di Bad Vibe. Nel frattempo abbiamo visto uno degli All American Boys, vediamo anche l'altro. Il TV Champion Gary Curtis contro Big Papa Funky Eric Jackson. Ed eccoci per l'esordio di Gary Curtis da TV Champion. La bandiera americana si staglia sul ribbon ed eccolo qui il television champion della CCW, Gary Curtis. Una vittoria assolutamente inaspettata, insperata, quella di Next Level, maturata soprattutto dopo la batosta devastante che Hero X aveva già inflitto a Curtis neanche due giorni prima. Curtis si è fatto trovare pronto e ha risposto colpo su colpo, portando a casa la cintura in quello che forse è il più clamoroso di tutti gli upset che abbiamo visto qui in CCW. E questo sarà il suo primo impegno come Television Champion. Li vediamo dopo, anche dopo tanto tempo, Big Papa Funky Eric Jackson. Ricordiamo, probabilmente l'unico lottatore della storia della CCW a non essere mai riuscito a vincere un match per schienamento, e ancora adesso non è riuscito nell'intento. Vanta vittorie contro Tyler Connor e Kyle Schmidt, ma per, chiedo scusa, è Notorious, ma per count out. E questo è sicuramente una questione piuttosto particolare, non c'è che dire. Big Papa Funky, forse il più sfortunato di tutti i rookies di quest'anno della CCW, dal momento che per adesso degli otto partecipanti del Cardo Millis Classic abbiamo Tyler Connor, che è già stato campione intercontinentale, Kyle Schmidt e Logan Matthews, che sono stati i campioni, che sono, anzi, che uno è stato, l'altro è Hardcore Champion, e di Andrew Phillips, il vincitore del torneo, che ora è anche Mr. Next Level. Nel frattempo parte molto bene Rick Jackson,
forse per sconfessare quello che ho detto finora, sono di ginocchiate su Curtis, che non sembra in grado di reagire. E ancora continua a insistere molto bene Jackson per ora. Credo voglia smontare la faccia di Curtis a suon di ginocchiate. Vanno a cozzare l'uno con l'altro. Anakin run di Jackson. Molto strano come andamento, anzi. Attenzione però, c'è la reversal. E parte l'attacco del TV Champion. Belly to back. Ancora lo mette a sedere, lo rimette in piedi, lo prepara per un suplex, si rifà sotto, si prepara dalla seconda corda e giù con un elbow drop. Pubblico abbastanza vocale nei confronti di Gary Curtis a suon di fischi. Rimette in piedi Big Papa Funky, un destro, ancora un altro. Lo riprepara, un altro suplex, ma Jackson non è della stessa opinione. Ancora un'altra ricarrana. Lo rimette in piedi, ancora un'altra reversal. E ancora un'altra reversal. Un forearm di Big Papa Funky, che ora si prepara sull'apron. Giù con uno springboard elbow drop, si sposta addirittura. Cambia la rotazione a mezz'aria. Lancia Curtis sull'apron. Ha in mente qualcosa. Un belly to back. Lo rimette in piedi, ma c'è ancora un'altra reversal da parte del TV Champion, che sbatte Big Papa Funky sulla barricata e lo centra con un enziguri. Un altro calcio. Ancora un elbow drop sulla gamba. Siamo al conto di 4, lo sbatte sulle scalette. Curtis con una certa insistenza. Ancora conto di 5. Irish Whip, ma Jackson lo rovescia. E lo riporta dentro il ring. Ancora un destro. E attenzione, l'abbiamo visto fare anche a Next Level. Questo DDT. Vediamo che cosa è in mente, ma c'è ancora una reversal. E ora va a chiudere Jackson, uno, solo conto di uno, incredibile. Jackson adesso incastra il braccio. Anzi, incastra le braccia di Gary Curtis. Continua a colpire. Ora prova a svitargli il cranio. Ancora lo rimette in piedi e attenzione, parte anche lui con la sua combinazione e va subito a chiudere su Curtis. Uno, due, solo conto di due. Si mette le mani nei capelli Curtis, non ci crede neanche lui. Infatti cerca il pubblico. Si fomenta abbastanza. Ma attenzione, Curtis con un German suplex. Si fomenta, vede l'occasione che sta arrivando. E credo voglia preparare Big Papa Funky. Esatto, per la Hit the Fit. Va a chiudere. Uno, due, niente da fare, non basta. Non è sufficiente, rimette in piedi ancora Big Papa Funky e incastra un capture suplex. Prende la rincorsa, giù un elbow drop, sanguina addirittura Jackson, deve averlo preso in faccia. E ancora lo rimette in piedi. Rotolata strategica di Jackson, che però non gli permette di venire abbrancato. Curtis non sa cosa fare e Jackson ne approfitta. E attenzione,
dal nulla arriva il Funky Town Drop e va a chiudere. 1-2, niente da fare, non basta, rimandata la prima vittoria per schienamento di Eric Jackson, un'altra ginocchiata in faccia e va a chiudere Curtis. 1-2, niente da fare. E ancora lo rimette in piedi. E Scrusher che viene mandato a vuoto. È un DDT, sanguina anche Curtis. Ma attenzione. Jackson ci dà dentro di Moonwalk. E si prepara sull'apron. Vede Curtis in piedi però e cambia idea. Se lo carica sulle spalle. Lo sbatte di faccia contro l'apron. Se lo carica e tenta una powerbomb che riesce. E ora lo porta sull'apron, una gomitata in faccia ancora. Insiste, rimette in piedi ancora. Il suo avversario prova a sollevarlo. Michinoku Driver. La schiena inizia a tormentare Curtis. E lo prepara, attenzione, di nuovo vuole un'altra hit the fit. No, attenzione, non va. Curtis non è dalla stessa idea, chiedo scusa, Jackson non è dalla stessa idea e anzi Big Papa Funky ci riprova con un altro Funky Town Drop e subito va a chiudere. 1-2, niente da fare, non basta. Più combattuto di quanto ci aspettassimo questo match. Snapmare takedown. E ancora lavora sul braccio adesso Jackson. Ma c'è una reversal da parte di Curtis che insiste. Un destro lo porta sulle corde, lo lancia via. È fuori dal ring. Non lo va nemmeno a prendere Curtis. Anzi, ci ripensa dopo qualche secondo. Lo tiene a terra. E ancora. Lo rimette in piedi, ma c'è la reversal di Jackson. Prova a sollevare Curtis. Probabilmente per lanciarlo sopra la barricata. Ancora lo rimette in piedi, lo lancia contro le scalette. Qualcosa mi dice che sappiamo cosa sta per succedere, mi verrebbe da dire. Conoscendo Curtis e Fan Jackson, infatti, lo schianta di nuovo sulle scalette. Ma a un certo punto Curtis si rompe le scatole. Siamo al conto di 8. Jackson a terra. Curtis ritorna sul ring alla velocità della luce e chi di count out ferisce? Di count out ferisce e Gary Curtis la vince d'astuzia. Rivediamo la hit fit e i vari Funky Town Drop. Questo Michinoku Driver, questa inquadratura è un attimino disturbata dai fan. Festeggia Curtis con un po' di sangue, ma e attenzione però, mi sa che il TV Champion uscente non è dello... Attenzione però, manca l'intervento e Curtis ne approfitta. Ma sbaglia tutto e Hero X ritorna al piano originale, decide di menare Curtis. E ancora rimette in piedi il TV Champion. E attenzione, subito un messaggio per Curtis. Sit down, Crucifix Powerbomb. E credo che quel messaggio non sia ancora finito. C'era un'altra pagina, ma no. Curtis non è dello stesso avviso e anzi risponde per le rime. Hit the fit. Mi sa che Curtis ha trovato un avversario interessante nella persona di Roex.
siamo arrivati a un altro tag team match. Il Baron Club, almeno quello, il Baron Club che conosciamo finora, ovvero Baron Blade e l'americanallo Logan Matthews contro i British Decadence. Ed eccoci, le luci si spengono, la nebbia ricopre completamente l'ingresso dello stage. E una volta diradata farà salire sul ring i membri del Baron Club, o perlomeno i membri conosciuti del Baron Club, perché sembra ce ne siano ancora: Baron Blade e Logan Matthews. L'americanallo sappiamo ormai che è entrato a far parte del gruppo, la considera la famiglia che non ha mai avuto. C'è Baron Blade ormai è sempre più in contrasto con Gabriel Valentine. Al punto che ormai Gabe ha risposto per le rime a questo punto, creando gli excellence, perlomeno dandogli un, raccogliendo appunto, come ha detto lui, le eccellenze nella sua persona, quella di Amber Phillips, quella dei campioni di coppia Clark e Sota, e poi appunto dandogli un nome che magari non sarà un capolavoro di marketing, ma rende bene l'idea che Gabriel Valentine era in mente. Ed ecco, nel frattempo il Baron Club ancora deve rivelare tutti i suoi membri, ma questo più un test per la per vedere la coesione dei membri conosciuti del club. Quindi vedremo se funzionerà. L'avversario non è di quelli impossibili, abbiamo visto. Sono i British Decadence, diciamo quasi l'ultima ruota del carro della Tag Team Division. Niente di spettacolare, insomma. Un buon modo, diciamo, per cominciare a capire le dinamiche in coppia del Baron Club. Ed eccoli qui, Paul McGowan e John Boyle, i British Decadence, come abbiamo detto. Dei nomi interessanti, ma hanno decisamente raccolto molto meno di quello che hanno seminato. Anche se a dire la verità hanno seminato pochissimo. L'unica vittoria a registro attualmente e per count out sui Lucha Connection, insomma, niente che faccia curriculum, insomma. Perciò è anche per quello che sono stati scelti come test match alla fine, per usare una terminologia rugbistica, per il Baron Club. Anche se questo comunque impone sia a Baron Blade che a Logan Matthews di non sottovalutare i loro avversari, a prescindere da tutto. E vedremo se sarà così. Siamo pronti, partono il leader Baron Blade e John Boyle. Vediamo cosa aspettarci. Subito Boyle di cattiveria con un tornado DDT
Boyle, diciamo che disponendo di un fisico da sollevatore di interruttori non può pretendere certo di andare con la prepotenza, ma si prova anche il German Suplex e gli riesce. E dicevo, deve fare sicuramente più affidamento sulla velocità, cosa che sicuramente più nelle sue corde. Parte molto bene Boyle, si carica addirittura Brown Blade sulle spalle, rolling senton drop, e subito Boyle si riposa all'angolo. Ancora Boyle ci prova Brown Suplex, ma no, Brown Blade finalmente non ci sta e abbatte Boyle con un destro. Dà il tag a Logan Matthews e adesso dice quello: sono volatili per diabeti. C'è subito un takedown di cattiveria. L'ex hardcore champion, ma Boyle cerca di farsi valere, attenzione, un cradle, uno, niente da fare, neanche il conto di uno. C'è già cascato Logan Matthews su queste cose. E il modo con cui ha perso l'hardcore title, quindi sa di che cosa parla. Attenzione, credo Boyle abbia sbagliato completamente la manovra. E credo che Boyle voglia fare qualcosa che va decisamente al di fuori delle sue potenzialità. Ma lasciamolo provare, e ci riesce! Con un superflex. È quasi paradossale che uno come John Boyle stia mettendo in difficoltà un cristone del calibro di Logan Matthews, ma finalmente l'American Outlaw risponde, ma risponde anche Boyle. Si sta facendo trovare pronto. Dove non arriva la prepotenza, arriva la potenza fisica, arriva la tecnica e l'astuzia, ma Brown Blade ne ha abbastanza di venire messo in imbarazzo così da uno scricciolo come John Boyle. E ora Brown Blade sulla seconda corda si lancia per un doppio knee drop. E ora giù con un altro elbow drop. Attenzione, prova a sollevarlo, ma c'è subito una reversal di Brown Blade. Inverte DDT mentre Logan Matthews si riappropinqua sull'apron. Destro secco, un belly to back piuttosto violento, e c'è il tag a Paul McGowan per la serie: prenditela con qualcuno della tua taglia. E subito parte l'attacco, belly to back su Brown Blade. Ancora lo rimette in piedi, lo prepara addirittura una powerbomb. Si gira e attenzione, di faccia sull'angolo. Brown Blade in difficoltà, ma c'è la reversal e c'è anche il suplex. Anzi, Blade ne ha abbastanza e attenzione, DDT. E direi che questo è il preambolo. Anzi, Brown Blade tentenna, prima piazza un ginocchio dritto sulla faccia di McGowan e va a chiudere. Uno, due, niente da fare, conto di due. Ancora non basta, serie di gomitate sul collo e giù un altro elbow drop su McGowan. Rimette in piedi, attenzione però c'è un'altra risposta. McGowan vende cara la pelle. Attenzione, incastra una Dragon Sleeper. Il piede di Brown Blade però è sulle corde, quindi non se ne fa nulla. McGowan trascina Brown Blade. E ha in mente qualcosa, ma c'è la reversal. E soprattutto sta arrivando un momento che ormai conosciamo piuttosto bene. Anonymous Driver, no, attenzione, la reversal di McGowan. Logan Matthews che chiede il tag disperatamente. Attenzione,
Lo sposta McGowan, vediamo che cosa è in mente. Lo circonda, ginocchiata e giù con una clothesline. BFT lo rimette in piedi. E ora Irish Whip. Il tag a McGowan che però non arriva perché c'è una reversal di Baron Blade che c'entra McGowan con un destro, belly to back, che va perfettamente a segno. Era Baron Blade, credo voglia, sembrava stesse andando a chiedere il tag per Logan Matthews, invece insiste con un altro elbow drop, un calcio secco nella schiena e ci vuole riprovare. Attenzione, eccolo che arriva, Anonymous Driver in arrivo sul binario 3, subito va a chiudere 2 e 3, vince il Baron Club in maniera abbastanza agevole. Baron Blade senza troppa fatica chiude la pratica. Rivediamo alcuni highlights, la prima reversal dell'Anonymous Driver, il tag mancato che ha praticamente segnato il match e poi l'Anonymous Driver vincente che chiude i conti. Festeggiano moderatamente i membri del Baron Club. Direi che la coesione c'è, il talento c'è, il problema è che adesso nella guerra contro gli Excellence il Baron Club è in disparità, 4 contro 2. Bisogna rivelare i nuovi membri al più presto, prima che sia troppo tardi. E ora è il momento di uno dei match più attesi della serata. Tag Team Titles on the line. Clark e Sosa contro i Lucha Connection. Eccoci la gabbia. È lì sopra che attende di essere calata. E arrivano gli sfidanti Lucha Connection. Pronti come non mai. Sono stati derubati, diciamo, dell'occasione. Dopo il superplex dall'interno verso l'esterno di Santiago Sosa, che ha fatto letteralmente degenerare il match di domenica Next Level, che stava andando anche in maniera piuttosto interessante. Ma ora non c'è modo di scappare. C'è una gabbia a evitare il peggio. Ad evitare che possano succedere problemi vari ed eventuali, e con una nuova team song che immagino sia quella ufficiale degli Excellence, fanno il loro ingresso appunto i due unici membri titolati della stable, Sean Clark e Santiago Sosa, con tanto di magliette. Direi che sono già entrati nel mood, nel caso di dirlo. Clark che si dedica a zittire chiunque, sono molto più motivati del solito, e questa è una cosa che non va sottovalutata per niente. Sappiamo che cosa sono in grado di fare, ricordiamolo, Clark e Sosa ancora adesso sono imbattuti come tag team, decisamente delle eccellenze in CCW, è il caso di dirlo, quindi abbastanza azzeccata la loro partecipazione nel tag team match. Intanto mi informano dalla regia che c'è stato un cambiamento, visto che il match non è più valido per i tag team titles, ma in caso di vittoria dei Lucha Connection avranno un'altra title shot a Bad Vibe. Nel frattempo partono molto bene appunto Lucha Connection, ma c'è la reversal di Sean Clark su
su Jesus, mentre il guapo lancia via Santiago Sosa con una recarrana da fantascienza. Double knee buster di Sean Clark, che ora incastra Jesus. Adesso pallangolo. E ora il guapo prepara qualcosa con Santiago Sosa. Un reverse victory roll, un complete shot da parte di Sean Clark. Ancora la reversal di Sosa. Ancora belly to back. Clark, come sempre, si prende cura di Jesus. Ancora Northern Lights di Santiago Sosa. Ma c'è un'altra reversal ancora. Sean Clark si carica. Jesus sulle spalle per un detonation kick, mentre nel frattempo Sosa con un elbow drop. E ora un armbar, inizia a lavorare il braccio, perché ricordiamolo, va bene uscire dalla gabbia, ma si può anche vincere per sottomissione e schienamento. Quindi preparare la Cuban Crisis non sarebbe certo una brutta idea. Attenzione ancora a Northern Lights di El Guapo. Sean Clark con un altro double knee buster, una forbice. E Sean Clark è già pronto addirittura per la standing 450, e non se lo fa dire due volte. Rimette in piedi Jesus, ma potrebbe pagare caro. Infatti Jesus risponde, belly to back. E ora è il guapo, incastra Sosa in un armbar. Snapper takedown di Jesus, di... sì, Jesus, chiedo scusa. Ancora un calcio. E ora Jesus dalla seconda corda, una Phoenix Splash. Nel tempo rush all'ex sweep di Sosa. E una camel clutch del re latino su El Guapo, che rovescia la manovra. E una doppia ginocchiata di Jesus su Sean Clark. Tanto standing moonsault. E Sosa credo voglia provare la fuga. Sean Clark nel frattempo ne approfitta e malmena il guapo. Ora è Clark che prova a fuggire, ed Jesus lo trattiene. Fa gli straordinari. I campioni cercano in qualche modo di evitare di dover avere ancora una volta a che fare con il Lucha Connection. Attenzione ancora a una reversal. E il guapo sposta via Santiago Sosa e si prepara per un hurricane run, per un senton rovesciato, clothesline, ancora un crossbody, mentre Sean Clark fa vedere i muscoli. E ancora wheelbarrow facebuster. Si prepara il guapo, handspring moonsault, mentre Sean Clark cerca di fuggire e ci è quasi riuscito, ma Jesus lo va a prendere prima che sia troppo tardi. La reversal di Sosa sul guapo e viceversa, mentre Sean Clark vola giù dal ring. Spanish fly del guapo, con Jesus che prepara la salita del sol su Sean Clark. E ora Dragon Sleeper di Jesus e una camel clutch su Santiago Sosa. Reversal però di Sean Clark e anche di Sosa, sembrano di un'altra categoria rispetto a loro. Sosa ancora cerca di scappare e anche Clark, e guapo non sa chi fermare. E nel frattempo il re latino se la dà a gambe, ma anche il guapo ci prova a questo punto. Sosa è praticamente fuori e uno ci ha lasciati. Attenzione anche Jesus, tenta la fuga. Sean Clark è in difficoltà e il guapo è quasi fuori. E anche Jesus, non vorrei che... sì, a sorpresa Clark e Sosa perdono la loro imbattibilità contro il Lucha Connection, che così si guadagnano un'altra title shot. Rivediamo alcuni highlight, è stato abbastanza sorprendente come esito. Rivediamo l'Handspring Moonsault e poi questa Spinal Tap di El Guapo su Sosa e contemporaneamente la salita del sole, poi la fuga praticamente contemporanea di Jesus ed El Guapo.
che permette ai Lucha Connection di conquistare un'altra title shot, sperando che vada in maniera un filo diversa rispetto a domenica. E anzi, mi informano che il match sarà settimana prossima, quindi facciamoci trovare pronti. E come annunciato prima, grudge match, non title match, Emily Dupont contro Marina Cellini per l'ennesima volta. Questa volta però niente titolo in palio. Eccoci pronti. Siamo più che pronti e subito arriva la nostra campionessa, riconfermatasi tale, anzi dopo aver riconquistato il titolo, Emily Dupont, con una maglietta che credo solo gli appassionati di cultura giapponese potranno capire. I'll be your waifu for life. Direi che c'è poco da dire. Emily ha riconquistato a sorpresa il Women's Championship, battendo sia Marina che Lois Storm in un triple threat domenica scorsa a Next Level, iniziando che lo usa il suo secondo regno da campionessa. È una, sicuramente un onore. Emily che è sembrata anche una campionessa abbastanza costante, comunque a livello qualitativo, capace di fare grandi cose, soprattutto nel pay-per-view, dove ricordiamo è ancora imbattuta. La striscia si è allungata a 3. È praticamente a metà strada dal record di Sarah Strider delle 6. Nei 6 pay-per-view consecutivi da imbattuta. E subito arriva la sua avversaria, la sua arcinemica a questo punto, la Queen of Sport, Marina Cellini. Marina, ricordiamolo, 2 volte campionessa anche lei. Non vorrei sbagliare, ma facendo un calcolo rapido dei giorni dovrebbe anche essere una delle più longeve campionesse della categoria. Marina, per forza di cose, è praticamente rimasta fuori dai giochi, complice anche le numerose opportunità chieste e concesse da sfidante, il fatto poi di aver perso la cintura praticamente subito, nel giro di neanche un mese. Quindi, per questa ragione, è stato semplicemente dichiarato un non title match. E si comincia subito Marina con un suplex, chiaramente spettatrice interessata Hayley Jonas, che abbiamo visto a Bad Vibe dovrà affrontare Emily, quindi è più che interessata nel sapere come andrà a finire questo match e cosa bisognerà fare soprattutto per tenere a bada Emily e fermarla. Intanto Marina dalla seconda corda, dalla terza corda che lo suda con un knee drop, molto decisamente in controllo Marina. Attenzione, il calcio però va vuoto ed Emily parte all'attacco, rimette in piedi la sua avversaria e giù con una Metlam, la rischianta di nuovo a terra. Di nuovo un'altra facciata di quelle che non si dimenticano. Emily rimette in piedi Marina, giù una chop e uno schiaffone dritto in faccia. Il disonore massimo per Marina, che con Emily ha un ruolino abbastanza imbarazzante a livello di rapporto alle vittorie e alle sconfitte. Abbiamo una sola vittoria per Marina in 1-1 a fronte delle 2 di Emily. Anzi, chiedo scusa, il bilancio dovrebbe essere di 2-2, non vorrei sbagliarmi. Quindi c'è un certo equilibrio
Intanto Irish Whip che viene ribaltato da parte della, dell'ex campionessa, che prova un vertical suplex che va perfettamente a segno. Destro secco, e Marina con un electric chair manda a terra Emily. Marina sta provando qualcosa, un doppio knee buster che fa male. E ora ancora Irish Whip, di nuovo Emily sull'apron, prende la rincorsa e dritta, una spallata che la butta giù. Marina non so cosa avesse in mente di fare, ma per poco non ci lasciava la faccia. Ora suon di destri, la riporta sul ring. Emily rotola, cerca di rialzarsi, un belly to belly che non va. Serie di pugni di Emily che prova un neck breaker. Si fomenta Emily con il pubblico. Marina sulle corde, la lancia via. La va a prendere fuori. E attenzione, un calcio dritto sul petto. Attenzione, se la carica sulle spalle adesso Emily, che la sbatte sopra il tavolo di commento. La rigira, sembra in pieno controllo, la riporta dentro il ring. Ci torna di gran carriera, la rimette in piedi e siamo già pronti per la last party. Prova anche a chiudere Emily. Uno, due, solo conto di due. Abbastanza sorpresa Emily, che ora però ha un altro asso nella manica. Rimette in piedi Marina. Irish Whip che viene ribaltato di nuovo sull'apron. Emily prova di nuovo un suplex. Marina che riesce perfettamente. Attenzione, un destro reversal rapidissima della campionessa, che rimette in piedi Marina ancora una volta. Ancora Irish Whip, sappiamo che cosa è in mente, non c'è bisogno certo della sfera di cristallo. E infatti no, attenzione, Marina risponde e giù con una shoulder block dalla terza corda. E ora è lei che vuole provare qualcosa, si carica Emily sulle spalle e giù con la leg slide. Va a chiudere, uno, due, niente da fare, si rialza Emily prima che sia troppo tardi. Prende la ricorsa, giù con un leg drop, di nuovo un altro leg drop ancora. Marina sta, ci sta dando dentro di cattiveria, una testata. Va a chiudere su Emily, uno, due, neanche il conto di due addirittura. Marina quasi sconvolta, la rimette nuovamente in piedi e ci riprova, ma niente da fare. La reversal di Emily che arriva, rimette in piedi Marina e di nuovo un'altra last party, e questa volta va a chiudere direttamente. Uno, due, niente da fare. Emily abbastanza contrariata, non c'è che dire. E quindi via con l'happy ending, va subito a schienare. Uno, due e tre, vince Emily e si chiude così il capitolo Marina Cellini. Dopo tanto tempo, dopo tre mesi di lotta serrata, rivediamo la landslide che sembrava aver chiuso tutto, la testata secca che ha rifilato Emily, la reversal che ha praticamente cambiato il match, la last party e la vittoria di Emily, che si riconferma una forza dominante, è il caso di dirlo. E ora testa a Bad Vibe, testa a Hayley Jonas, è un'altra difficile sfida che l'aspetta.
E ora, come annunciato prima, il nostro main event di stasera, anche qui non title match, Notorious Miguel Castro contro Frankie Egot per l'ennesima volta, anzi per l'ultima volta. Ed eccoci, un main event dal sapore molto strano, visto e considerato quello che è successo domenica, ovvero un Frankie Egot distrutto nell'animo e nella reputazione, è il caso di dirlo, battuto per 13-6 in un Iron Man match da quest'uomo qui, il più longevo campione intercontinentale di sempre, ma soprattutto il nuovo campione del mondo, Notorious Miguel Castro, con una nuova cintura soprattutto, che è sicuramente molto interessante, un po' scura, però si vede un po' a fatica, diciamo. Decisamente interessante lo stesso. Castro è letteralmente sul tetto del mondo ora, il numero uno pound for pound, numero uno del ranking maschile e del ranking totale della CCW, ancora adesso inarrivabile, inarrestabile, e soprattutto ha il primo triple crown champion della CCW, essendo stato TV champion, campione intercontinentale, campione del mondo. Direi che c'è poco da aggiungere, è il caso di dirlo. Ormai Castro è talmente pieno di sé, talmente di successo, che appunto ha lanciato una provocazione mica da poco, cioè non difenderà mai più il titolo contro il lottatore della CCW, avendoli sconfitti tutti, e quindi si dedicherà a portare il verbo di Notorious in giro per il mondo, quello che ha chiamato il Notorious World Championship Tour, dove andrà letteralmente in giro per il mondo a difendere il titolo per dimostrare di essere il migliore in assoluto. Anche se, come abbiamo detto prima, Canton Billings ha ottenuto un mezzo compromesso, infatti a Bad Vibe Castro difenderà il titolo CCW, ma contro un esterno, vedremo di chi si tratta. I nomi sono tanti, potrebbe essere chiunque effettivamente, partendo dal presupposto che si tratterà di un non CCW, quindi sarà interessante sapere di chi si tratta. Sicuramente Carlton Billings lo rivelerà venerdì prossimo. Nel frattempo ha fatto il suo ingresso Frankie Egot, chiedo scusa se l'ho ignorato nella sua totalità. Frankie che non mostra più di tanto i segni, diciamo, di quello che è successo domenica, e anzi parte all'attacco. Frankie Egot che, attenzione però, DeAndre Phillips, il problem solver è qui e non sappiamo per quale ragione. Sembra che ce l'abbia con Frankie Egot, e Castro subito non se lo fa dire due volte. Ma Frankie ha trovato la forza per mettere le mani sulle corde. Questo intervento sarà sicuramente da chiarire, ma concentriamoci sul match. DeAndre Phillips, il problem solver, Mr. Next Level soprattutto. Mentre nel frattempo Frankie sembra ne stia approfittando più che altro per sfogare la sua rabbia su Notorious per quanto successo domenica. Il problema è che Castro sembra piuttosto in palla, se mi permettete, e ribatte colpo su colpo. Ancora una shin breaker da parte del campione del mondo, e ora solleva Frankie per un inverted DDT, conto di 5, lo osserva quasi per prenderlo in giro, conto di 6, ma Frankie non ci sta, conto di 7, un destro che viene fermato quasi subito. Notorio si carica, Frankie lo sbatte all'angolo e giù con una power slam. Lo strapotere di Castro ormai è palese. E ora Castro ci prova, springboard 450, centra in pieno il bersaglio, rimette in piedi Frankie,
prova di nuovo a risollevarlo, ma questa volta l'ex campione del mondo fa di tutto per fermare, per evitarlo. Rialza Castro che risponde, attenzione, un arm drag, era da un po' che non glielo vedevamo fare. La risposta di Frankie non tarda ad arrivare, snapper takedown, ci prova Frankie, side headlock. Ormai non c'è nulla in palio se non, tra virgolette, la soddisfazione per Frankie di avere l'ultima parola in questa lunga battaglia, sebbene il titolo ormai sia bello che andato. Destro secco e attenzione alle virtua kick, Frankie la manda a vuoto. Sorprendente, non c'è che dire. Frankie finisce sull'apron, Castro lo schianta a terra e gli pianta il ginocchio sulla schiena. Lo invita a rialzarsi, molto più spavaldo del solito Castro. E di nuovo l'hai avuto a kick, questa volta lo centra in pieno. Ne avrà subite una decina domenica a Next Level. Prova di nuovo a chiudere Castro, 1, 2, niente da fare, conto di 2. E ora Castro al centro del ring, prepara Frankie per dare il Carpet Massacre, ma no, Frankie non ci sta e anzi piazza un neck breaker. E ora è lui che ci vuole provare con la YMCA che va a segno, centrato in pieno Castro, trascina la traversa al centro ring e prova a chiudere, 1, 2, niente da fare. Una scena che Frankie ha visto molte volte domenica e che sicuramente lo perseguita anche nel sonno. Attenzione, parte l'attacco Frankie, lo splash all'angolo, sembra piuttosto fomentato Frankie, e giù con una bella spallata, e direi che è l'anticamera del butt to cheek, ma no, Frankie prova una butterfly suplex, giù con un leg drop. Sta mostrando cose inedite Frankie. Prova a sollevare Castro, ma trova l'occasione Notorious per rovesciare e provare a chiudere. 1, 2, niente da fare. Prende la rincorsa Notorious, giù con un axe handle. Rimette in piedi Frankie, un'altra view to a kick. Scenari tristemente familiari, è il caso di dirlo. E ancora Castro prova a chiudere. 1, 2, niente da fare ancora. Frankie sta facendo di tutto almeno per non prendersi in faccia un'altra Red Carpet Massacre, ma mi sa che, attenzione, non lo può evitare. Ancora una volta Red Carpet Massacre va a chiudere Frankie. 1, 2, niente da fare, non basta. Abbiamo visto come Frankie non sia letteralmente in grado, cioè almeno questa è l'impressione che abbiamo avuto, di competere ad armi pari con Notorious sul lungo periodo. L'abbiamo visto per metà dell'Iron Man match, è stato un incontro alla pari, ma a un certo punto Frankie non è stato più in grado di gestirlo. E ora Frankie di nuovo in controllo su Notorious. Un backbreaker, rialza Castro e ancora Irish Whip, lo porta all'angolo, lo gira e attenzione, Frankie a questo punto non gli interessa vincere, solo fare male. Torpedo DDT e i This Is Awesome si sprecano, un altro calcio nella schiena. E ora una spallata, Frankie è esausto però e Castro ne approfitta. Ancora insiste Frankie, Castro chiedo scusa, lavora sul braccio adesso.
E attenzione però, la risposta di Frankie, float over DDT. Siamo al conto di 7. Frankie riporta Castro dentro. Frankie ci prova a essere tra virgolette ottimista. Si rialza Castro. E attenzione, snapper takedown di Notorious, side headlock. Ma Frankie si rialza prima di subito. E attenzione, vediamo cosa ha in mente ancora, un neck breaker di nuovo. Cerca di tenerlo a terra. Ma ancora, Irish Whip. Frankie Lango. Manovra abbastanza insolita di Notorious, che vuole lavorare sulla gamba. E ancora insiste. Suon di pestoni sull'ex campione del mondo. E ancora un heavy to a kick. Ormai è quasi imbarazzante vederlo. Notorious abbranca Frankie per un su, chiedo scusa, un altro neck breaker. Lo rimette in piedi e di nuovo si carica Frankie sulle spalle. Un'altra Red Carpet Massacre. Va a chiudere. Uno, due, e no! Non ci sta Frankie. Vuole andarsene con dignità, diciamo. Ma ancora attenzione a una reversal dell'ex campione del mondo. Low dropkick, Castro finisce sulle corde. Frankie lo butta giù e un pestone dritto sul petto. Prende la rincorsa Frankie e ci prova ancora una volta dopo i mille tentativi falliti di Next Level. Ci vuole riprovare, e che questa sia quella buona. Qui Shaza, no! Ancora una volta, e Castro prova a chiudere. Uno, due e tre, vince Notorious. Ed è inutile, come Castro non c'è nessuno a questo punto. Non sembra nessuno sia in grado di batterlo, e Frankie ancora di meno. Ci ha provato fin quando ha potuto, ma a questo punto questa è la vittoria che cementa la supremazia di Notorious sulla TCW. Conferma ancora di più la sua teoria, e direi che noi oggi abbiamo finito. Ci vediamo venerdì prossimo. Non dimenticate di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene, Andrew Ripper, e se non vi piace questa roba lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.